Giovedì Santo, l'ultima cena, secondo le rivelazioni di Maria Valtorta. Finito il salmo, mentre Gesù taglia e porge di nuovo dell'agnello, Matteo chiede a Giuda di Cariot: Ma ti senti male? No, lasciami stare, non ti occupare di me. Matteo si stringe nelle spalle. Giovanni, che ha udito, dice: Anche il maestro non sta bene. Che hai, Gesù mio? La tua voce è fioca, come di malato o di chi ha molto pianto. E lo abbraccia, stando col capo sul petto di Gesù. Non ha che molto parlato, come io non ho che molto camminato e preso fresco, dice Giuda nervoso. E Gesù, senza rispondere a lui, dice a Giovanni: Tu mi conosci ormai e sai cos'è che mi stanca. L'agnello è quasi consumato. Gesù, che ha mangiato pochissimo, bevendo solo un sorso di vino ad ogni calice e bevendo in compenso molta acqua come fosse febbrile, riprende a parlare. Voglio che voi comprendiate il mio gesto dianzi. Vi ho detto che il primo è come l'ultimo e che vi darò un cibo non corporale. Un cibo di umiltà vi ho dato, per lo spirito vostro. Voi chiamate me Maestro e Signore. Dite bene, perché tale io sono. Se dunque io ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete farvelo l'un l'altro. Io vi ho dato l'esempio affinché, come io ho fatto, voi facciate. In verità vi dico, il servo non è da più del padrone, né l'apostolo è più di colui che tale lo ha fatto. Cercate di comprendere queste cose. Se poi, comprendendole, le metterete in pratica, sarete beati. Ma non sarete tutti beati. Io vi conosco, so che ho scelto. Non parlo di tutti ad un modo, ma dico ciò che è vero. D'altra parte, deve compiersi ciò che è scritto a mio riguardo. Colui che mangia il pane con me ha levato il suo calcagno su me. Tutto io vi dico prima che avvenga, perché non abbiate dubbi su me. Quando tutto sarà compiuto, voi crederete ancor più che io sono io. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato, il Padre Santo che è nei cieli. E chi accoglierà coloro che io manderò, accoglierà me stesso, perché io sono col Padre e voi siete con me. Ma ora compiamo il rito. Versa di nuovo vino nel calice comune e prima di berne e di farne bere si alza e con lui si alzano tutti e canta di nuovo uno dei salmi di prima. Ebbi fede e per questo parlai. E poi uno che non finisce mai. Bello, ma eterno. Credo di ritrovarlo per l'inizio e la lunghezza nel Salmo 119. Lo cantano così, un pezzo tutti insieme, poi a turno. Uno ne dice un distico e gli altri insieme un pezzo, e così via sino alla fine. Lo credo che alla fine abbiano sete. Gesù si siede, non si mette sdraiato, resta seduto come noi e parla. Ora che l'antico rito è compiuto, io celebro il nuovo rito. Vi ho promesso un miracolo d'amore. È l'ora di farlo, per questo ho desiderato questa Pasqua. Da ora in poi, questo è l'ostia che sarà consumata in perpetuo rito d'amore. Vi ho amato per tutta la vita della terra, amici diletti. Vi ho amato per tutta l'eternità, figli miei. E amare vi voglio sino alla fine. Non vi è cosa più grande di questa, ricordatevelo. Io me ne vado, ma resteremo per sempre uniti mediante il miracolo che ora io compio. Gesù prende un pane ancora intero, lo pone sul calice colmo. Benedice e offre questo e quello. Poi spezza il pane e ne prende 13 pezzi e ne dà uno per uno agli apostoli dicendo: Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Fate questo in memoria di me che me ne vado. Dà il calice e dice: Prendete e bevete. Questo è il mio sangue. Questo è il calice del nuovo patto nel sangue e per il sangue mio, che sarà sparso per voi, per la remissione dei vostri peccati e per darvi la vita.
Fate questo in memoria di me. Gesù è tristissimo. Ogni sorriso, ogni traccia di luce, di colore lo hanno abbandonato. Ha già un volto d'agonia. Gli apostoli lo guardano angosciati. Gesù si alza dicendo: Non vi muovete, torno subito. Prende il 13° pezzetto di pane, prende il calice ed esce dal cenacolo. Va dalla madre, sussurra Giovanni, e Giuda Taddeo sospira: Misera donna. Pietro chiede in un soffio: Credi che sappia? Tutto sa, tutto ha sempre saputo. Poi Gesù, parlando a Maria Valtorta, trae quattro conclusioni dalla visione dell'ultima cena. Prima, la necessità per tutti i figli di Dio di ubbidire alla legge. Seconda, la potenza della preghiera di Maria. Terza, il dominio su loro stessi e la sopportazione dell'offesa, che è la carità più sublime. Possono averla solo coloro che fanno della carità la legge della loro vita. Quarta, il sacramento opera quanto più si è degni di riceverlo.